Multicontrol si definisce sul suo sito un interlocutore unico per tutto ciò che è la precisione delle misurazioni. Quali sono i servizi che voi offrite? Allora, noi siamo importatori in Italia dell'azienda Zoller, che è leader nel mondo del presettaggio e gestione utensili, e ci occupiamo di tutto, dalla vendita, assistenza e application engineering, per cui anche applicazioni speciali su richiesta del cliente. A cosa servono le macchine che state presentando a MEXPE 2014? Sono macchine di presettaggio e controllo di utensili, per cui vengono utilizzate per la misurazione a livello di operatività, per cui nell'officina meccanica, per prendere altezze, diametro o controllare un utensile in accettazione, oppure al costruttore di utensili o riaffilatore, dove le esigenze sono decisamente più spinte e quindi devono controllare il 100% di quelle che sono le caratteristiche utensili. Da qualche anno abbiamo presentato questo prodotto che si chiama TMS, che è l'acronimo di Tool Management Solution, che è un software dedicato alle officine, dove di fatto molto spesso succede che la produzione sia completamente slegata dall'ufficio tecnico e quindi non sia chiaro quali siano effettivamente gli utensili che ci sono, e quindi si lavora con database molto diversi, dall'ERP al CAM piuttosto che l'officina stessa. Quello che noi ci proponiamo di fare è di dare una soluzione univoca, quindi con un database comune a tutti questi sistemi, e soprattutto di dare un'idea chiara, con l'obiettivo di ridurre il più possibile i costi a fine anno per quanto riguarda l'utensileria, per tutte quelle aziende che effettivamente hanno questo tipo di problematiche, fondamentalmente il 100% delle aziende meccaniche. Il software è molto semplice, nel senso che è improntato proprio sulla produzione, può essere utilizzato da chiunque, ma la cosa interessante è che con questa possibilità di interfacciamento e con la possibilità di creare utenti che siano diversi, quindi dall'amministratore di sistema o dall'ultima ruota del carro, passatemi il termine, che di fatto non ha la conoscenza o il know-how comunque di programmi o di implementazione di programmi software, in realtà riesce ad utilizzarlo senza problemi. Quindi noi ci rivolgiamo sì a, come dire, all'amministratore delegato piuttosto che il responsabile dell'officina, ma allo stesso tempo ci rivolgiamo all'operatore o a chi in tool room ci campa tutto il giorno.